Carissimi amici di Safe Drive, ben ritrovati. Oggi ci aspetta una scaletta ricchissima di approfondimenti. Nuovi prodotti naturalmente, particolarmente interessanti, ma non solo. Abbiamo deciso di approfondire alcuni temi di attualità che riguardano da vicino un po' tutti gli automobilisti e lo faremo con il nostro opinionista in studio. Ma andiamo con ordine. Anzitutto vi svelo che cosa ci riserva questa prima parte di puntata, ma da non perdere anche la seconda, mi raccomando, perché gli argomenti non sono meno stimolanti di questi. Iniziamo con l'attesissima ipertecnologica Honda E, la prima completamente elettrica del marchio giapponese. A seguire saremo invece a bordo di Citroen C5 nella declinazione Aircross, che sarà protagonista invece del nostro test settimanale. Poi, come non detto, il nostro approfondimento in studio. Tutto quindi è prontissimo per iniziare? La regia c'è? Allora partiamo! La rivoluzione viene sempre dal basso, un principio che ultimamente sembra valere anche nel mondo dell'automobile. La conferma arriva dalla nuova e tanto attesa Honda E. In sostanza, la prima auto completamente elettrica della casa giapponese è una vettura che rompe gli indugi e mette a disposizione tutta quella tecnologia troppo spesso tenuta nel cassetto. Honda vuole cambiare pagina, osare e anticipare i tempi. Tutto questo attraverso una vettura lunga solo 390 centimetri, una city car. Ecco cosa si intende quando si parla di rivoluzione che viene dal basso. Honda E si potrebbe definire una vettura sfacciatamente discreta. Non ama mettere subito in mostra le proprie doti e fa la timida sotto un abito un po' retrò, dove spiccano due simpatici ed espressivi fari tondi, come si usava una volta, prima dell'avvento dei LED. Poi però si nota qualcosa di strano, per esempio che non vi siano gli specchietti retrovisori, che la E si muova silenziosamente, che le maniglie siano a scomparsa. Il sospetto che non si tratti di una vettura comune viene confermato una volta saliti a bordo, sopraffatti da 5 enormi display che corrono da destra a sinistra lungo tutta la plancia, a formare un'unica striscia digitale. Ormai è palese, Honda E non è come tutte le altre. Ecco alcuni effetti speciali. Cancellati gli specchietti retrovisori, al loro posto due telecamere proiettano su altrettanti monitor ad alta definizione tutto quello che avviene alle spalle. Il retrovisore centrale interno invece regala una piccola magia. Con un semplice gesto lo specchio si trasforma in un monitor collegato alla telecamera esterna. Il grado di connettività della vettura è altrettanto stupefacente. Oltre all'enorme display centrale che si personalizza a piacimento e dalle infinite funzioni, si scopre un assistente personale dall'intelligenza artificiale che risponde alle domande, impara le abitudini e fornisce ogni tipo di informazione dal mondo esterno. E anche una volta a casa potrete stare in contatto con la E. Il dialogo può continuare attraverso, nemmeno a dirlo, il solito smartphone sul quale monitorare ogni aspetto della vettura. Perfino la chiave è una cosa sorpassata. L'auto si apre attraverso una app con la quale si potranno autorizzare persone gradite a mettersi al volante. Honda E nasce su una piattaforma progettata per ospitare una propulsione full electric di ultima generazione. La batteria è da 35,5 kWh agli ioni di litio e polimeri ad alta capacità. Tradotto significa un'autonomia reale di 222 km a fronte di una ricarica completa che si può ottenere attraverso tutti gli standard, compreso il caricatore CC da 50 kW per una riduzione dei tempi fino a 30 minuti. Un'autonomia studiata per soddisfare in tranquillità tutte le esigenze dell'uso cittadino. Ed è proprio per ottimizzare le prestazioni in città che Honda E è stata studiata. Raggio di sterzata contenutissimo. Agilità, scatto al semaforo e incredibile facilità nei parcheggi con l'aiuto del pilota automatico capace di 5 manovre differenti. Se c'è una nota meno piacevole è il prezzo, a partire da 35.500 euro. Ma si è capito subito che Honda E non va soppesata in base alle dimensioni. È progettata per proiettare gli automobilisti di oggi di 10 anni nel futuro e avere così tanta tecnologia a bordo da fare invidia alle più blasonate ammiraglie. Allora i conti tornano. Into the night.
Il successo di un'automobile è qualcosa di assolutamente impolderabile, un'alchimia difficile da prevedere, però una cosa è certa: il progetto deve basare su, appunto, su fattori assolutamente solidi, ed è il caso, secondo noi, di Citroën C5 Aircross, l'auto che proviamo questa settimana nel nostro test. Si tratta di un SUV naturalmente 4,5 metri di lunghezza, basata sulla piattaforma MP2, ed è una piattaforma su cui il gruppo PSA sta scommettendo davvero molto. Noi proveremo la versione col motore 2000 Blue HDI da 180 cavalli, 177 per l'esattezza. Dal punto di vista del design, bene, rispecchia quella che è un po' la filosofia di tutta la storia Citroën, ovvero quella di volersi distinguere, e lo sa fare bene. Sono presenti anche i famosi, ormai classici, airbag, in questo caso collocati nella parte bassa della fiancata, ma sono tanti davvero gli elementi di distinzione dal punto di vista del design. Eppure, dietro questo aspetto anche simpatico e molto familiare, C5 Aircross nasconde una capacità e una quantità tecnologica davvero invidiabile. Giustamente abbiamo detto tecnologia da prima della classe, però C5 Aircross si basa su un concetto principale, che è quello legato al comfort. A partire dalle sedute, dove mi trovo in questo momento, composte di un materiale particolarmente comodo e particolarmente adatto ad assorbire l'asperità del terreno. Comfort vuol dire anche tanta luminosità, e siamo invasi dalla luce in questo abitacolo. L'insonorizzazione dei cristalli, che sono particolarmente insonorizzati per via della stratificazione. Comfort vuol dire anche versatilità degli interni. Mi riferisco al divanetto posteriore, per esempio, che è frazionabile in tre parti. Ciascuna di queste parti può scorrere a piacimento avanti e indietro, e lo schienale naturalmente può essere abbattuto in maniera indipendente. Questo comporta un vantaggio davvero importante, quello innanzitutto di ampliare la capacità di carico da 580 a 720 litri, mantenendo inalterate tutta la possibilità delle sedute. Abbattendo gli schienali naturalmente arriviamo a 1630 litri di capacità, e poi davvero tanti vani portaoggetti ovunque, comfort ai massimi termini all'interno di questo abitacolo. Bene, eccoci alla guida di C5 Aircross. Ricordiamo la motorizzazione, parliamo del Blue HDI 2000 da 177 cavalli, un motore che conosciamo molto bene del gruppo PSA, che ha vinto anche numerosi riconoscimenti, quindi diciamo una garanzia che è veramente mette a disposizione tanta coppia, tanta potenza, mantenendo sotto controllo i consumi e le emissioni, e questo è davvero molto molto importante. È abbinato a un cambio automatico EAF8, quindi di nuova generazione, particolarmente leggero, compatto e soprattutto veloce nelle cambiate. Anche questo fa parte del comfort. E a proposito di comfort, un altro aspetto davvero fondamentale di C5 Aircross sono gli ammortizzatori, perché parliamo di ammortizzatori a smorzamento progressivo. Di che cosa si tratta? In sostanza, al classico gruppo molla ammortizzatore viene abbinata una coppia di fermi corsa idraulici. Questi agiscono nei momenti di massima compressione e massima estensione. Il risultato naturalmente è quello di evitare l'effetto molla, l'effetto rimbalzo, tutto a vantaggio di un piacere, di un comfort di guida sulle strade davvero particolare, in grado di sopportare le asperità più veramente più difficili. In conclusione, non dobbiamo dimenticare che questa vettura C5 Aircross conta ben 20 sistemi di assistenza alla guida, i cosiddetti ADAS, che proiettano C5 Aircross al livello 2 per quello che riguarda la guida autonoma, semi-autonoma in questo caso. Ve ne cito uno molto particolare. Questa vettura è in grado di agganciare, per così dire, la vettura che ci precede e seguirla come un'ombra, mantenere costante la distanza fino addirittura a fermarsi nel caso in cui la vettura, appunto, che ci precede dovesse fermarsi. Il prezzo di questa vettura che abbiamo avuto in prova, 34.900 euro, ma ricordiamo, l'entry level per quello che riguarda il mondo di C5 Aircross parte da 25.900 euro. Tell me nothing.
Se il mondo dell'auto sta conoscendo un momento di profonda trasformazione, epocale proprio per quanto riguarda le nuove tecnologie, parallelamente stanno cambiando anche le normative e si affacciano nuovi temi interessantissimi. Alcuni di questi li affrontiamo assieme a voi qui in studio. Buonasera anche da parte mia. Affrontiamo subito questo approfondimento in studio andando a presentare il nostro ospite, che in realtà è un amico che spesso ci viene a trovare, lo definiamo il nostro opinionista, Pierluigi Bonora, opinionista del quotidiano Il Giornale, responsabile del magazine online Fuori Giri, nonché promotore e fondatore di Forum Automotive, che è un convegno che si tiene due volte all'anno a Milano e che, come dire, ha il compito di portare all'interno del settore automotive degli importanti temi che poi devono essere chiaramente, come dire, non solo dibattuti ma affrontati concretamente dalle istituzioni a tutto quello che è il comparto che ruota attorno al settore automotive. Buonasera Pierluigi. Buonasera a tutti e complimenti per il nuovo studio, veramente bello, complimenti, molto moderno, funzionale. Grazie mille. Pierluigi, un anno importante questo, come di consueto con te in studio andiamo ad approfondire quelli che sono gli argomenti legati all'attualità del settore automobilistico. Dicevo, un anno importante per tante ragioni, partirei da quella legata al rispetto da parte delle aziende della normativa sulle emissioni di CO2. Allora, intanto andiamo a spiegare bene che cosa significa. Beh, da quest'anno la media delle emissioni di anidride carbonica da parte del singolo costruttore deve essere 95 grammi per chilometro, una media che si raggiunge ovviamente potenziando all'interno della gamma la parte elettrificata, che vuol dire elettrica, pure elettrica, oppure ibrida, soprattutto ibrida plug-in. Se un costruttore non dovesse ottemperare queste regole andrebbe incontro a, diciamo, multe piuttosto salate, pesanti, che poi inciderebbero moltissimo sui conti finali dell'azienda. Alla gente interessa muoversi dal punto A al punto B. Farlo con una macchina moderna è importante, ma la gente che in questo momento non ha anche tanti soldi nel portafoglio interessa muoversi dal punto A al punto B, soprattutto con un veicolo in regola con le norme sulle emissioni, cioè i veicoli di ultima generazione, i diesel Euro 5, Euro 6, i diesel che vengono, diciamo, demonizzati ingiustamente. Certo, infatti proprio a questo proposito ti chiedo, sarà l'anno un po' dell'ibrido per i motivi che abbiamo spiegato poco fa, però il diesel recita ancora un ruolo, nonostante tutto, da protagonista. Beh, l'anno che si è aperto a gennaio con i dati che hanno visto il mercato perdere il 5,6%, ha visto anche cadere ancora la quota di auto diesel in Italia, insieme anche alla quota di auto a benzina, sono cresciute un po' le motorizzazioni alternative. Diciamo, c'è un effetto Cuba in Italia, nel senso che la gente non compra l'auto perché non sa che auto comprare. Compra un diesel, sì, Euro 6, poi ti vanno a bloccare il traffico, come è successo recentemente a Roma. L'effetto Cuba che vuol dire? Mi tengo la mia macchina vecchia, inquinante, chi se ne frega. Certo, certo. Senti, ibrido, situazione del diesel che è quella che ci hai appena dipinto, uno sguardo all'elettrico che comunque incomincia a essere sempre più presente all'interno delle gambe delle aziende automobilistiche, prezzi sempre molto alti in fase di acquisto, grossi problemi sugli spostamenti legati proprio all'autonomia di queste vetture e al fatto di non poter contare su grandi infrastrutture in termini di ricarica, però ci sono degli esempi virtuosi tipo quelli dei paesi della Scandinavia, in particolare la Norvegia, dove le auto elettriche hanno già, come dire, sono già entrate molto bene nel territorio, sono insediate in maniera molto profittevole, però anche qui un caso un po' particolare, finiscono gli incentivi e le vendite crollano. Rimane il prezzo della macchina elettrica che è piuttosto elevato, e anche in Italia ci sono sì bonus dello Stato che dovrebbero essere anche un po' rivisti, gli incentivi poi sia delle case ma anche a livello regionale, che abbattono notevolmente il costo dell'auto elettrica, però la gente, chi vuol fare dell'auto elettrica l'unica auto di famiglia, è in difficoltà, perché dice sì, va bene, io in città giro con la mia macchinetta elettrica, ma se voglio affrontare
un viaggio un po' più lungo, mi rimane l'ansia da ricarica, anche se sia Enel X da una parte che gli stessi costruttori dall'altra stanno potenziando la rete delle infrastrutture, ma la gente non ha ancora ben capito. Cioè, il problema è dell'informazione, della comunicazione. Ripeto, la gente non ha ancora capito perché devo comprarmi una macchina elettrica, perché devo comprarmi una macchina ibrida quando vado bene con la mia macchina benzina o la mia macchina diesel di ultima generazione. Ci ho speso un sacco di soldi, poi mi blocchi anche la possibilità di circolare. Sull'altro lato, a livello normativo, cambiano anche delle cose. Qua entriamo un attimo più da vicino nell'osservare il nostro paese, l'Italia. Cambieranno anche le normative sul codice della strada. Cosa ci può anticipare? Qui è un tasto dolente quello che hai toccato. Il codice della strada giace nei cassetti dei palazzi politici da troppo tempo. Il nuovo codice della strada. C'è stata un'accelerazione ultimamente con passaggi vari. Sì, manca il passaggio finale. L'ultima notizia è che il Ministero dell'Economia e Finanze ha problemi di copertura per alcune nuove norme. E anche qui appare molto strano, diciamo, si va a privilegiare certi aspetti e si lascia sempre indietro l'aspetto del codice della strada, che è sicuramente da rinnovare, perché deve essere adattato all'evoluzione del mondo dell'auto, alle nuove tecnologie, ai cosiddetti ADAS, i sistemi di assistenza alla guida, che aiutano il conducente di una macchina in vista della chissà quando arriverà guida autonoma a destreggiarsi in caso di emergenza, cioè la frenata di emergenza del veicolo, il mantenimento della corsia, il radar che ti guarda un po' dappertutto. Insomma, tutte queste cose nuove non sono contenute in attuale codice della strada. E poi la stretta ulteriore sugli abusi, l'abuso di alcol, l'abuso di droghe, l'abuso dello smartphone, certo. Bisogna, e poi anche l'omicidio stradale deve essere un po' rivista, questa norma sull'omicidio stradale, insomma ci vuole una grossa revisione, è già sulla carta, però deve passare, e spero che passi velocemente, perché abbiamo visto un'estate di sangue sulle strade. Entriamo nell'ultimo argomento, che è quello che si lega un po' alla situazione economica. Luca De Meo, con un grande passato peraltro in casa Fiat, e quindi diciamo con motivo una grande di responsabilità. E con una grande responsabilità. Sono proprio contento per Luca De Meo, che è un amico, e tutti quanti hanno la mia età, lo hanno visto crescere. Prima nel gruppo, prima in Renault, dopo la Renault si è allenato molto bene in questa palestra importante che è il gruppo Fiat, dopo Toyota, poi il gruppo Volkswagen, fino ad arrivare sempre nell'ambito del gruppo Volkswagen in Audi e poi in Seat. Luca De Meo è un ragazzo in gamba, ragazzo, deve ricordare che sembra sempre un giovanotto, ha 52 anni, è milanese. E si trova a che fare con una Renault che ha bisogno di una sterzata veloce e poi di rimettere un po' a posto i tasselli dell'alleanza con Nissan. Adesso lui arriverà, si insedierà ufficialmente il 1° luglio di quest'anno, la persona giusta al posto giusto, vedo. Bene, grazie per Luigi, grazie del tempo e grazie degli spunti che ci hai fornito. Ti aspettiamo sicuramente il prossimo mese per raccontare un po' le evoluzioni del settore. Quindi un ringraziamento ancora per essere stato qui con noi a Pierluigi Bonoro, opinionista del quotidiano Il Giornale. Grazie per Luigi. Noi proseguiamo pure con Safe Drive. Le scorse puntate vi abbiamo presentato l'auto, la prima auto che sarà protagonista della nuova rubrica Cari Influencer. Vi ricordate, si tratta di Suzuki Swift Hybrid. Oggi vogliamo presentarvi invece il primo influencer, che in questo caso non viene dal settore dell'automobile, è legato ad un'altra area di interesse, che avrà il piacere insieme ad Elena Giaveri di provare per sé ed anche per noi naturalmente questa vettura particolarmente iconica. Via dunque a questa breve scheda. Durante la prossima puntata di Safe Drive debutterà la nuova rubrica Cari Influencer per un giorno. 10 influencer di settori differenti impareranno il mestiere di giornalista dell'auto per una giornata, sotto l'occhio esperto della vera Cari Influencer Elena Giaveri. La protagonista della prima puntata sarà Giulia Golinu, food influencer 34enne di Piacenza, ideatrice di Cook, Eat, Love. Siete pronti a carpire qualche sua ricetta mentre alla guida della Suzuki Swift Hybrid?
Affrontiamo anche questa ultima parte di puntata concentrandoci sul magico mondo delle vetture elettriche o elettrificate. Partiamo con Peugeot 3008 e 5008 ibride ed E208 completamente elettrica, per poi spostarci invece in casa Fiat con altre due importanti novità. Sto parlando di 500 e Panda nella versione ibrida. E come vedete, insomma, la rivoluzione dell'auto è davvero alle porte, anzi è in pieno svolgimento. Prima però vorremmo anche concentrarci e parlare un attimo di motorsport. Ce ne dà l'occasione nella news di apertura proprio Peugeot, che ha presentato la nuova stagione 2020. La stagione sportiva di Peugeot Sport Italia coincide con un ritorno a dir poco inaspettato. Dopo un anno che a questo punto possiamo definire sabbatico, saranno infatti gli 11 volte campioni italiani Paolo Andreucci e Anna Andreussi a portare in gara nel campionato italiano rally la neonata Peugeot 208 Rally 4. L'intento è duplice: competere per il titolo due ruote motrici e allo stesso tempo sviluppare questo nuovo modello, in particolare per i trofeisti della Casa del Leone che potranno utilizzarlo a partire dal 2021. L'esordio di Ucciussi dovrebbe avvenire a partire dal Rally Targa Florio, terza prova del CIR, prevista nel weekend dell'8 e del 9 maggio. Peugeot amplia la propria offerta di veicoli elettrificati. In gamma arrivano 508 berlina e station wagon e 3008 con motorizzazione ibrida plug-in. Esternamente, salvo qualche piccolo dettaglio, non si notano differenze rispetto alle versioni con propulsore termico. Linee fluide, profilo slanciato e un carattere deciso. Le novità sono tutte sotto la carrozzeria, dove i due leoncini nascondono un sistema ibrido plug-in in grado di abbattere consumi ed emissioni e di fare viaggiare l'auto in modalità completamente elettrica. Su entrambi i modelli il gruppo propulsore è formato da un motore a benzina da 180 cavalli, abbinato a un elettrico per una potenza combinata di 225 cavalli. La batteria è da 11,8 kWh. L'elettrico funge da motore di supporto, aiutando quello a benzina nelle fasi di maggiore dispendio e al tempo stesso garantisce una percorrenza a zero emissioni, secondo i dati della casa, da 52 fino a 59 km, calcolati con il ciclo WLTP a seconda del modello. Scegliere la variante ibrida significa aggiungere qualche migliaio di euro in fase di acquisto. La berlina parte da 46.880 euro, la familiare da 47.780 euro, ma al tempo stesso godere di numerose agevolazioni nelle zone a traffico limitato e nei giorni di blocco del traffico. Per non parlare poi del risparmio di carburante. Se si usa l'auto per il classico tragitto casa-lavoro o in generale per percorrere non più di qualche decina di chilometri al giorno, il bilancio familiare, grazie alla modalità di guida 100% elettrica, ringrazierà. Per quanto riguarda i tempi di ricarica, se si utilizza una presa di corrente domestica, fare il piano di watt richiede 7 ore. Il copione cambia profondamente con una wall box da 7,4 kWh. In tal caso basterà circa un'ora e mezza. L'introduzione dei motori elettrici sulla 3008 ha permesso di progettare e costruire anche una versione a trazione integrale. Si chiama 3008 Hybrid 4, costa 53.800 euro ed è spinta da un gruppo propulsore che raggiunge i 300 cavalli di potenza e garantisce tanto carattere nel fuoristrada o in condizioni di guida impegnative per una vettura a trazione anteriore. Insomma, il 2020 in casa Peugeot a Parigi si apre con la saetta dell'elettrificazione. Le ammiraglie e la SUV del Leone aggiungono due importanti tasselli all'offerta ecologica del marchio francese, nella quale al top rimangono la 208 e la 2008 totalmente elettriche, entrambe con un'autonomia di oltre 300 km, tempi di ricarica interessanti e formule di acquisto davvero vantaggiose. Fiat compie il primo passo nell'universo della mobilità sostenibile e sposa in pieno la sua filosofia,
offrire city car tecnologiche affidabili a un prezzo democratico. Fiat Panda Hybrid e Fiat 500 Hybrid sono infatti rispettose dell'ambiente e costano solo 500 euro in più rispetto alle sorelle con motore termico. E i vantaggi che offrono sono interessanti. Omologate come ibride, godono di accesso privilegiato in numerose zone a traffico limitato e di agevolazioni fiscali. Il taglio al consumo di carburante vale tra il 20 e il 30%. E sommando, ad esempio, per chi abita a Roma, il parcheggio gratis e l'esenzione del bollo riservato alle auto ecologiche, il risparmio può essere di quasi 700 euro all'anno, più della somma spesa per l'acquisto. Sono un po' emozionato, non solo perché penso al presente, quindi alla vendita di questa vettura che è già presente nelle nostre concessionarie, sono emozionato perché penso anche al futuro e quindi al nuovo posizionamento del brand Fiat con la nuova 500 tutta elettrica. Quindi questa macchina è un primo step, un primo passo di Fiat in una nuova direzione. In FCA abbiamo nel nostro portafoglio tutte le tecnologie ibride, mild hybrid, plug-in, full elettriche. Però con questa vettura vogliamo iniziare questo percorso con una soluzione che è tipica del nostro DNA, che ci sta molto bene, che è una soluzione accessibile. In Italia con solo 500 euro di prezzo in più si può accedere a una vettura con omologazione ibrida. La bontà di questo sistema green viene dalla scelta di abbinare il 3 cilindri Firefly da 70 cavalli a un motore elettrico da soli 5 cavalli di potenza, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 11 ampere ora, posizionata sotto al sedile di guida e ha un cambio manuale 6 marce fluido, preciso negli innesti e silenzioso. Manca un cambio automatico, ma la decisione arriva dalla lettura delle statistiche di vendita, le quali dicono che solo un cliente di City Car su 10 compra una trasmissione automatica, donne comprese. Altra chicca, il veleggiamento. Si mette in folle, il motore si spegne e la 500 Hybrid continua ad andare. Ovviamente rallenta, ma tiene più a lungo la velocità e percorre più strada. E poi, quando si schiaccia la frizione, si riaccende senza il minimo strappo. Per finire, sempre in tema ecologico, vanno segnalate nell'ambito della Sequal Initiative le poltroncine della Panda e della 500 Launch Edition rivestite di tessuto prodotto con filati che riciclano rifiuti plastici recuperati dal mare. Diamo uno sguardo sulle ultime tendenze di casa Renault con il prossimo ospite che ci è venuto a trovare in studio. Parleremo di guida autonoma, di mercato, di nuovi concept che troveremo a Ginevra e non solo, altro ancora. Insomma, il futuro dell'auto secondo il marchio della Losanga. Grazie Elisa, come dici giustamente, protagonista nei nostri studi oggi, Renault Captur, ma più che questo modello, diciamo il marchio Renault in generale. Ed è venuto a trovarci, a ritrovarci, Francesco Fontanagiusti, direttore delle pubbliche relazioni della comunicazione di Renault Italia. Grazie Francesco di essere tornato nei nostri studi. Grazie a voi e buonasera a tutti. Nei nostri nuovi studi, come puoi vedere, spero che ti piaccia. Complimenti. Grazie mille. Beh, insomma, abbiamo una vettura che io, guardandola prima che di accendere le telecamere, ho detto è un oggetto di design. È meraviglioso, non c'è un angolo di questa vettura che non sia design. Sì, non è lo studio che è bello, è la macchina che rende lo studio molto bello, effettivamente. Lo studio, indubbiamente. Bello anche la colorazione, tra l'altro. Sì, diciamo questa Captur nel 2013 ha creato un suo segmento a sé. Eravamo praticamente gli unici con un solo concorrente. Oggi sono 20 perché abbiamo dovuto rinnovarla. E abbiamo innovato perché avevamo lanciato le colorazioni bitono, che hanno avuto un successo incredibile. Praticamente tutte le nostre Captur sono bitono oggi. Le Zip Collection, non so se ti ricordi queste sellerie sfoderabili, colorate, che da una parte erano utili per la mamma pratica, se il bambino sporcava la selleria la cambiava, o anche per chi voleva uscire la sera, voleva cambiare selleria per fare impressione. E poi il cassetto Easy Life, che arriva dal mondo dell'arredamento, questo cassetto che si apre così. Dunque abbiamo innovato oggi, però il segmento è molto più agguerrito, abbiamo dovuto rivoluzionare questa vettura e renderla più SUV, più aggressiva e molto tecnologica, seguendo i primi passi della Clio. Un segmento molto più affollato, dici giustamente. Ecco, che cosa vuole essere adesso Renault Captur in questa nuova versione? Noi siamo il B-SUV straniero più venduto, dunque vogliamo continuare a essere leader. E dunque chiaramente è stato difficile rivoluzionare un prodotto vincente.
Per questo si riconosce il design, anche se rispetto alla Clio che si evolve, questa si rivoluziona, perché parliamo di 11 cm in più, di spalle più marcate, di un frontale, di un retro totalmente cambiati. Dunque veramente si riconosce la Captur, ma diventa più aggressiva, diventa più SUV. Agli interni, rivoluzione totale come su Clio, qualità dei materiali e tutta la tecnologia la vedi con questi grandi schermi all'interno della vettura. Dunque, cosa vogliamo essere nel segmento? Vogliamo continuare a essere leader. A proposito di connettività, a proposito di infotainment, qual è l'upgrade che porta questa nuova Captur? Ha un sistema totalmente nuovo che si chiama EasyLink, piattaforma 4G, sempre connessa over the air, compatibile con Android Auto, Apple CarPlay. Le novità che abbiamo introdotto in più, oltre alle informazioni TomTom, sono anche gli indirizzi Google. E poi questo schermo, come dici tu, a 9,3 pollici, come se fosse un tablet, in questo caso è leggermente separato e molto evidente, c'è questo schermo anche un po' bombato con delle immagini di altissimo livello. Ma non finisce qui la digitalizzazione degli schermi, perché abbiamo anche il driver display che diventa digitale e che si ingrandisce, dunque hai veramente l'impressione di entrare in una macchina di qualità, perché cambiano tante cose, volante, sedili, plancia e via dicendo, ma anche tutta questa digitalizzazione, tutti questi schermi la rendono decisamente molto più tecnologica all'interno. Tanta tecnologia che vedi, hai questo impatto di tecnologia, ma la tecnologia è anche sottopelle, perché c'è tanta tecnologia rivolta alla nostra sicurezza, al piacere di guida e via dicendo. Parlo dei famosi ADAS, com'è equipaggiata Captur? Captur segue Clio. Clio è la prima vettura del piano Drive the Future, dunque la prima vettura più tecnologica che abbiamo nel nostro gruppo. Dunque bisogna veramente provarla per essere affascinati di questa vettura. Clio, in questo caso, il design esterno si evolve perché è stato un successo, diciamo, planetario, e dunque Lorenz van den Acker ha deciso di non sconvolgerlo. In questo caso Captur abbiamo dovuto, per via del segmento più affollato e più SUV, abbiamo dovuto fare dei cambiamenti più importanti. E dunque sì, sicurezza, abbiamo 20 ADAS su Clio, anche qui ne abbiamo tantissimi, è per questo che abbiamo le 5 stelle Euro NCAP sia sulla Clio che sulla Captur. Le motorizzazioni tornano ad essere un capitolo importante. Come vi siete orientati nella gamma di Captur? Permettimi di dire che siamo l'unica casa nel segmento B ad offrire la massima combinazione di alimentazioni, perché nel segmento B abbiamo diesel, benzina, GPL, full hybrid su Clio, plug-in hybrid su Captur e fully electric su Zoe. Dunque abbiamo 6 alimentazioni. Su questa macchina ne abbiamo 4. Abbiamo il benzina dai 100 ai 155, abbiamo il diesel dai 95 ai 115, abbiamo, grande novità, il GPL che arriva su Captur, e questo è molto importante per il mercato italiano, dove il GPL fa dei numeri veramente impressionanti, e il plug-in hybrid, che è una tecnologia molto avanzata, anche se sembra che arriviamo un po' in ritardo. Noi arriviamo con un step in più rispetto alla concorrenza, perché abbiamo 10 anni di esperienza sull'elettrico. Abbiamo tanta esperienza sulla Formula 1 ed stupisce quanto gli ingegneri della Formula 1 ci hanno aiutato a sviluppare questo sistema, che si chiama E-Tech, appunto perché è estremamente tecnologico, reattività immediata, ed è la combinazione di un motore 1.6 dell'Alleanza con 2 motori elettrici, una batteria di 9,8 kW che permette di fare 65 km in ciclo urbano, in città, in fully electric. Dunque tu puoi sempre andare in elettrico, poi quando devi fare lunghi viaggi chiaramente puoi switchare all'altra alimentazione. Però è un sistema decisamente molto avanzato e lo proverete entro brevissimo. Come riuscite a contenere tanta tecnologia in prezzi che veramente sono accessibili? L'obiettivo è quello di democratizzare la tecnologia, uno per rendere appunto la tecnologia accessibile a tutti, e l'altro anche per ridurre i costi di produzione. Noi abbiamo la Clio e la Captur che vengono prodotte su una nuova piattaforma, la piattaforma chiamata CMFB, che appunto inserisce tutta questa tecnologia su tante vetture, e questo chiaramente riduce i costi della tecnologia pur essendo di altissimo livello. Siamo in chiusura, Francesco, però due domande mi premono. Uno che guarda un pochino al passato, perché come sai siamo già in febbraio, però SafeDrive inizia il suo anno adesso, quindi ti chiedo magari di
di tracciare quello che è stato un resoconto dell'anno del 2019 appena trascorso, e poi siamo alle porte del Salone di Ginevra, quindi quali sono, se puoi anticiparci qualche novità che ovviamente seguiremo da vicino. E dunque passato e futuro. Passato e futuro. Bene, allora, sul passato, 2019 è stato un anno formidabile per il nostro gruppo, dunque Renault e Dacia. Abbiamo raggiunto il record più alto di sempre, parliamo di 220.000 immatricolazioni, parliamo di una quota che ha superato il 10%, dunque 10,4%, numeri più alti da oltre 34 anni. Questo grazie a due marchi, Renault e abbiamo Dacia. Dacia è stupefacente perché è arrivata nona, pensa su mercato quanti sono, 35 marchi, nono marchio sul mercato totale e ai privati quarto marchio. E il futuro sarà sull'elettrificazione, che sarà l'ibrido e-tech, ma continueremo a focalizzare sull'elettrico. Mi ha stuzzicato e impressionato molto il risultato di Dacia. Siamo ai saluti finali, a questo punto ti strappo una promessa: la prossima auto che porteremo qua in studio sarà una Dacia. Dai, Francesco, ci stai? Sì, anche perché su Dacia abbiamo ancora potenziale per crescere. Avete fatto anche un bel lavoro, tra l'altro. Grazie, io ti ringrazio Francesco Fontana Giusti di essere stato con noi. Grazie a te e buonasera a tutti. E io ringrazio naturalmente anche tutti voi a casa e restituisco la linea ad Elisa. Alla prossima. È stata davvero una puntata ricca, interessantissima, ma amici, purtroppo termina qui. Però mi raccomando, rimanete in contatto con noi, tanto io so benissimo, sono certa che lo saprete già, ma mi piace ripetervelo, rimarrete appunto in contatto come? Beh, attraverso il nostro sito internet www.safe-drive.it, la nostra email che è info@safe-drive.it, o ancora esistono i social, Facebook, Twitter, Instagram, chi più ne ha più ne metta, ma anche il nostro canale di YouTube Safe Drive Channel, dove potete rivedere tutte le puntate andate in onda sino ad oggi. Quindi che dire, amici, noi ci rivediamo con me, Elisa e tutta la redazione tra 7 giorni esatti, stesso canale e stessa ora. Vi aspetto. Ciao!